Ben ritrovati su Euronews, a sera il nostro appuntamento quotidiano con l'attualità. Vediamo insieme i principali titoli della giornata. La Commissione europea propone la procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia. Dombrovskis dal governo italiano, danni all'economia. 75 anni fa lo sbarco in Normandia, via Portsmouth alle celebrazioni. L'omaggio della regina, Trump, Merkel e Macron ai veterani del D-Day. Nello sport le azzurre sono in Francia, dove tra due giorni scattano i mondiali di calcio femminile, riconfermato alla guida della FIFA Gianni Infantino. È arrivato il primo via libera da parte della Commissione europea alla procedura di infrazione contro l'Italia. I dati sono preoccupanti, ha dichiarato il commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici. La risposta dell'Italia attraverso le parole dei protagonisti. I dettagli nei servizi. Il tempo stringe per l'Italia. La Commissione europea mercoledì ha raccomandato l'apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo. L'aumento del debito pubblico italiano e del suo deficit, sia strutturale che nominale, sono considerati una violazione del patto europeo di stabilità e crescita. Ma il commissario Moscovici manda un segnale di apertura al governo di Roma. Of course, as always, with all member states. Ovviamente, come sempre, con tutti gli Stati membri siamo aperti a discutere e a prendere in considerazione nuovi dati che potrebbero cambiare questa analisi. La mia porta rimane aperta. La decisione è destinata a infiammare nuovamente i rapporti tra Bruxelles e Roma. A ottobre la Commissione aveva già messo in guardia l'Italia sul suo debito, scatenando anche controverse reazioni da parte di un eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, che allora come oggi insiste sulla necessità di maggiori investimenti pubblici. Moscovici dovrebbe davvero capire che oggi l'approccio della prepotenza non è l'approccio corretto. L'approccio del calpestare il più debole, i 5 milioni di poveri, non è l'approccio corretto. Cioè lui dovrebbe entrare in sintonia con questo governo affinché si costruiscano delle risposte italiane e europee che aiutino i 5 milioni di poveri e che aiutino il paese a ripartire. Per evitare sanzioni l'Italia dovrà effettuare una manovra correttiva di circa 3-4 miliardi di euro. Ma Palazzo Chigi deve agire velocemente. I rappresentanti dei governi europei hanno 2 settimane per decidere se approvare o meno le raccomandazioni della Commissione europea. The situation of Italy within the Council is at the moment one of rather isolation. All'interno del Consiglio europeo l'Italia al momento è isolata, spiega l'economista Cinzia Alcidi. In passato abbiamo visto che gli Stati membri e i governi in generale sono stati riluttanti a punire altri Stati membri, ma questa volta le alleanze potrebbero essere più difficili. Ora aspetta al ministro delle Finanze Tria e al premier Conte sedersi al tavolo dei negoziati. Il caso Italia verrà discusso all'Eurogruppo convocato per il 13 giugno e approderà anche sul tavolo dei leader europei nel vertice del 20 giugno. La decisione finale verrà presa durante l'Ecofin del 9 luglio. Farò il massimo sforzo fino all'ultimo per scongiurare una procedura che ovviamente non fa bene al Paese. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte dal Vietnam, pochi minuti prima che la Commissione raccomandasse ufficialmente la procedura di infrazione per debito contro l'Italia. Dopo l'ufficializzazione, una nota di Palazzo Chigi stronca ogni velleità di ribellione contro Bruxelles. L'Italia rispetterà il patto di stabilità, recita secca, in pratica un sì alla manovra bis di 3-4 miliardi richiesta da Bruxelles o altre soluzioni gradite ai Paesi membri. Riuscirà Conte a portare avanti le trattative senza rompere con l'alleato di governo? Matteo Salvini si è già dichiarato indisponibile a rivedere quota 100 e ha aggiunto: siamo pronti a rispondere educatamente ma fermamente all'Europa, nel senso che noi non vogliamo i soldi degli altri per pagare il debito italiano, ma vogliamo pagare il debito italiano facendo lavorare gli italiani, e l'unico modo per farlo è abbassare le tasse. Quindi. Ovviamente il richiamo di Bruxelles è un assist per l'opposizione. Il PD con il segretario Nicola Zingaretti sottolinea la cattiva performance economica del governo giallo-verde e lo stesso fa Forza Italia. Ma la partita stavolta si gioca tutta fuori dai confini nazionali. L'economia italiana lotta per crescere in maniera sostanziale. Di certo l'instabilità politica che per un certo periodo ha attanagliato il bel paese non ha aiutato e le successive riforme attuate si sono rivelate non ancora sufficienti. Intanto l'Unione Europea pressa,
Bruxelles teme infatti che il debito pubblico possa diventare ancora più pesante. Quest'ultimo, dal 131,4% del 2017, è schizzato oltre il 132% nel 2018 e minaccia un leggero peggioramento per l'anno in corso, prima di decrescere secondo le stime italiane. Per l'Unione Europea, invece, le cose non andranno così bene. Il turismo, con Venezia in primis, arride all'economia italiana, sebbene il rovescio della medaglia sia rappresentato dalle spese pubbliche con burocrazia, pensioni e fiscalità che non bilanciano l'economia. Altra nota dolente è il prodotto interno lordo. Questo è l'andamento degli ultimi 6 anni. Nel primo trimestre del 2019 il PIL italiano ha registrato un incremento congiunturale dello 0,1%, ma a detta del governo aumenterà solo dello 0,2% quest'anno, dunque in calo rispetto alla proiezione dell'1% registrata lo scorso dicembre. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una crescita per l'Italia pari allo 0,1%. Domani, 6 giugno, ricorre il 75esimo anniversario dello sbarco degli alleati in Normandia. Nella città di Portsmouth, dove partirono gli oltre 150.000 soldati, sono scattate oggi le celebrazioni. Presenti, tra gli altri, il presidente degli Stati Uniti, il capo di Stato francese e la regina Elisabetta II. È una cerimonia di altissimo valore simbolico, quella che va in scena a Portsmouth in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia, nome in codice Operazione Overlord, costata la vita a 4.400 soldati alleati, ma capace di cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale e della storia. La regina Elisabetta, raggiunta da leader come Donald Trump, Angela Merkel e Emmanuel Macron, ha reso omaggio ai veterani del D-Day. È con umiltà e piacere, a nome di tutto il paese, anzi di tutto il mondo libero, che io vi dico grazie. Il presidente statunitense Donald Trump, al suo ultimo giorno in visita di Stato nel Regno Unito, ha letto i versi di una preghiera pronunciata da Roosevelt nel 1944. Dio Onnipotente, i nostri figli, orgoglio della nostra nazione, quel giorno hanno intrapreso un potente sforzo, una lotta per preservare la nostra Repubblica, la nostra religione, la nostra civiltà e per liberare un'umanità sofferente. Alla voce del primo ministro dimissionario Theresa May sono affidate le parole di un altro soldato inglese morto in guerra. I miei pensieri in questo momento, in questo bel sabato pomeriggio, sono con tutti voi. Anche se darei qualsiasi cosa per tornare da voi, non ho mai avuto il desiderio di ritirarmi dal lavoro che dobbiamo compiere. Presente sul palco anche il presidente Emmanuel Macron, che ha citato le parole di un soldato giustiziato dai nazisti. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau. Addio, la morte mi chiama. Non voglio che i miei occhi siano chiusi né che il mio corpo sia legato. Vi bacio tutti, anche se è difficile morire. Mille baci. Viva la Francia. Vive la France. Dopo gli onori dei capi di Stato, 300 veterani lasceranno Portsmouth a bordo della Boudicca per ripercorrere quel viaggio attraverso la Manica fino alle spiagge francesi. L'operazione militare sulle coste della Normandia, comandata dal generale statunitense Eisenhower, rimane il più grande assalto anfibio mai realizzato nella storia. Il Duomo di Berlino porta ancora i segni della Seconda Guerra Mondiale, quando i bombardamenti alleati distrussero parti dell'edificio. Sui muri sono ancora visibili i proiettili sparati durante la liberazione della città da parte dell'Armata Rossa. Ovunque, nella capitale tedesca, resta vivo il richiamo agli orrori del nazismo e a un'epoca dolorosa che ha cambiato per sempre i tedeschi e la stessa Germania. La città è stata completamente distrutta. Secondo i dati dei sovietici, alla fine del conflitto la città ha perso la metà dei suoi 4 milioni di abitanti. Di quelli rimasti, uno su due era un lavoratore straniero o un lavoratore forzato.
Nel quartiere Tempelo, fa richiamare il passato, provvede una gigantesca costruzione realizzata dai lavoratori forzati francesi nel 1941 per specifico ordine di Hitler, interessato a testare la tenuta del terreno arenario sotto Berlino. Nonostante il conflitto infuriasse, il dittatore immaginava grandi opere con cui cambiare il volto della capitale. Ma la struttura che ogni berlinese associa al Terzo Reich è il monumento alla memoria degli ebrei uccisi in città, un richiamo costante alla coscienza dei tedeschi, soprattutto in un momento in cui pare essersi smarrita la memoria storica di una tragedia come il nazifascismo. La Seconda Guerra Mondiale ci mostra a cosa possono portare il nazionalismo, il razzismo e l'intolleranza. L'era del dopoguerra ci mostra come la pace possa essere sostenuta, come diciamo, da nemici ad amici. Il D-Day non viene ufficialmente celebrato in Germania. A maggio, solo in uno dei memoriali dedicati alle vittime sovietiche, si ricorda il giorno in cui il nazismo venne sconfitto e il paese liberato. Now, over the last few years, some right-wing German politicians and right-wing groups have started to argue that Germans need to be more proud of their history. Ci sono tedeschi di destra per i quali la Germania dovrebbe smettere di vergognarsi del suo passato. Ma per la maggior parte dei berlinesi e dei tedeschi, la Seconda Guerra Mondiale, il Terzo Reich e l'Olocausto restano qualcosa di cui avere profonda vergogna. This is Jonah Calgren reporting for Euronews from Berlin. Le azzurre hanno attraversato le Alpi arrivando lunedì in terra francese, per la precisione a Valenciennes, dove sono state accolte calorosamente da una banda musicale, da diversi bambini e dal primo cittadino. La loro avventura ai mondiali sta per iniziare e l'obiettivo delle ragazze della CT Bertolini è chiaro. Intanto resta seduto sulla poltrona presidenziale della FIFA l'italo-svizzero Gianni Infantino, rieletto fino al 2023. I servizi. Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio per i mondiali di calcio femminili che si disputano in Francia da questo venerdì fino al 7 luglio. Le azzurre sono pronte. Sarà la terza partecipazione per la nazionale italiana alla rassegna iridata dopo quelle del 91 e 99. Saragame compagne sono state inserite nel gruppo C insieme a Brasile, Australia e Giamaica ed esordiranno il 9 giugno a Valenciennes contro le Ossi. La CT Milena Bertolini qualche giorno fa si era detta fiduciosa. Ci aspetta un girone molto impegnativo, ma il nostro è un gruppo unito con tante giocatrici di qualità. Siamo qui per giocarcela alla grande, aveva dichiarato la ex calciatrice. L'obiettivo dell'undici azzurro è arrivare il più lontano possibile per fare meglio di 28 anni fa in Cina, quando le italiane fecero le valigie ai quarti di finale. È stato rieletto per acclamazione alla testa della FIFA, succede a se stesso fino al 2023. Lo svizzero Gianni Infantino è stato rinominato presidente della Federazione Internazionale del Calcio. Era l'unico candidato al ruolo, quindi è stata sufficiente un'acclamazione. Eletto la prima volta nel 2016 dopo il ritiro della candidatura di Michel Platini, Infantino ha introdotto alcune innovazioni, tra queste l'utilizzo della VAR. Pavarotti sbarca in America. Il docufilm dedicato alla leggenda di Big Luciano, firmato dal regista hollywoodiano Ron Howard, approda nelle sale oltreoceano. Per vederlo in Italia, invece, bisognerà aspettare il prossimo autunno. Dopo il documentario sui Beatles del 2016, Ron Howard sforna un altro film su una star di prima grandezza, Luciano Pavarotti. La storia, la voce, i segreti, la leggenda di Big Luciano, dai tempi della sua ascesa da figlio di un fornaio a stella internazionale che ha venduto 100 milioni di dischi. Non sapevo molto di lui, apprezzavo l'opera, ma non è che la capissi molto. E il dualismo in cui ha vissuto la sua vita, la passione che ha messo in tutto ciò che l'ha coinvolto, con notevoli doti artistiche, la sua abilità nel cantare, la sua storia privata, cose che procedono insieme e che danno la percezione di una vita molto cinematografica. La Coppa del Mondo d'Italia 90 è stata l'occasione in cui l'opera ha conquistato il grande pubblico. Sul palco di Roma, Pavarotti, insieme ai tenori Placido Domingo e José Carreras, si esibisce davanti a 1,5 miliardi di telespettatori. Le note sono quelle di Nessuno Dorma.
by what he could do for others. Che cosa significa dedicarsi a una forma d'arte così difficile e impegnativa e in definitiva significativa come l'opera? Abbiamo cercato di dimostrare che è quasi un esercizio atletico toccare quelle note. Quel tipo di impegno è qualcosa che si applica all'opera, ma anche a tanti altri aspetti dello sforzo umano. Il documentario sulla vita e l'opera di Pavarotti è già in distribuzione negli Stati Uniti e alla fine di giugno sarà presentato anche in Europa. Euronews Sera termina qui e torna domani. Grazie per averci seguito. Buona serata.